un esempio con l'ellisse. Adesso vado molto più veloce, e così poi andiamo a fare pure quello con la parabola. Allora, andiamo a prendere una conica che mi dia un'ellisse. Allora, prendiamo per esempio 3x quadro più 2xy più 2y quadro meno 4x più 2y uguale a 3. Dice no, ci ho messo il termine no. Dice sarà un'ellisse. Certo che è un'ellisse. Andiamo a vedere intanto la matrice come fa. La matrice è 3, 1, 1, 2, meno 2, meno 2, 1, 1, 0. Questa è la matrice. Ricordatevi che questi dovete spaccare in due, dovete dividere per 2. 1, 1, meno 2, meno 2, 1. Questa è la matrice che avevamo chiamato C. Questa ellisse per dove passa? Io dico che passa innanzitutto per 0, 0. E passa anche per 0, meno 1. Quindi, perché? Se io metto x uguale a 0, mi viene 2y quadro più 2y uguale a 0, che è y per y più 1 uguale a 0. Allora, una soluzione è y uguale a 0 e l'altra soluzione è y uguale a meno 1. Quindi sull'asse y passa per questi due punti. Se volete determinare le intersezioni con l'asse x, mettete y uguale a 0. A vedere anche qui. Quindi, già passa per due punti, quindi non è un punto. Non è una cosa del genere. Allora, perché un'ellisse? Andiamo a fare il determinante di 3 meno lambda 1, 1, 2 meno lambda uguale lambda meno 2 per lambda meno 3 fa lambda quadro meno 5 lambda più 5 uguale viene qua lambda quadro meno 3 lambda meno 2 lambda fa meno 5 lambda più 6 meno 1 più 5. Quindi lambda 1, 2 viene 5 meno più la radice di 5, che è b quadro meno 4c tra 2. Adesso andiamo a trovare gli autovettori. Allora dobbiamo avere 3a più b e poi a più 2b. Allora questo deve essere uguale a 5 meno radica 5a e questo deve essere uguale a 5 meno radica 5b. La matrice per ab deve essere uguale all'autovalore per. Quindi dalla prima equazione ottengo b uguale 2 meno radica 5 a e a uguale 5 vedete quando uno sbaglia allora 5 mezzi meno 3 fa meno, meno 1 meno radica 5 mezzi 5 mezzi meno 2 fa 1 meno radical 5. Allora qua viene a per b
qua parte il meno, 1 più radical 5 per 1 meno radical 5 fa meno 4, cambiato di segno fa più 4, sotto viene 4, e quindi anche a destra viene a posto. Quindi l'errore non sopravvive, non dura a lungo. Ok. Che vuol dire? Vuol dire che V, allora lambda V1 lo posso prendere meno 2 1 più radical 5. Scrivo direttamente m, che m è meno 2 1 più radical 5 1 più radical 5 2 fratto la radice di 4 più 5 più 1 fa 10 10 più 2 radical 5. Questa è la matrice. Adesso devo centrare la mia ellisse. Per centrare la mia ellisse devo trovare il centro. Come si trova il centro? Esattamente come si trova per la parabola, per la iperbola. È la stessa cosa. Quindi allora io ho x uguale u più m, y uguale u più n, vado a sostituire, quindi ho 3 u più m al quadrato più 2 u più m per u più n più 2 u più n al quadrato meno 4 u più m più 2 u più n uguale 3. Vado a scrivere i termini di grado 1 nella u e nella v. Qua mi viene 6mu più 2nu meno 4u uguale 0. Poi l'altra è 2mv più 4nv più 2v uguale 0. Quindi qua mi viene 3m più n uguale 2. Qua mi viene m più 2n uguale meno 2 meno 1. Ho diviso per 2, quindi meno 2 portato dall'altra parte fa 2, diviso per 2, 1 portato dall'altra parte fa meno. Ok. Adesso se raddoppio questo e faccio la differenza, 6m meno m fa 5m, 2n meno 2n fa 0, 4 meno meno 1 fa 5. Quindi m uguale 1, se m uguale 1 2n uguale a meno 2, quindi n uguale a meno 1. Chiaro? Andiamo a vedere, 3 meno 1 fa 2, 1 meno 2 fa meno 1. Tanto potremmo anche aver sbagliato a passare da qua a qua, però adesso controlliamo perché mettiamo qua dentro, quindi controlliamo l'equazione originale. M uguale a 1, n uguale a meno 1, quindi x uguale u più 1, v meno 1,
Quindi qui dobbiamo scrivere u più 1 u più 1 u più 1 u meno 1 u meno 1 u meno 1. Ok, cancelliamo qua. Quindi il centro della mia ellisse chi è? È il punto 1 meno 1. Nel piano in silenzio. Nel piano V il centro della mia ellisse sarà 0, 0. Quindi qua mi viene 3u quadro più 6u più 3 più 2uv più 2v meno 2u meno 2 più 2v quadro meno 4v più 2 meno 4u meno 4 più 2v meno 4. Allora controlliamo 6u meno 2u meno 4u se ne va. Uh, 2v meno 4v più 2v se ne va. Cosa mi rimane? 3u quadro più 2v più 2v quadro. Poi rimangono i termini nodi sotto sono 5 perché quello iniziale faceva 0. Quindi 3 meno 2 fa 1 più 2 fa 3 meno 1 fa meno 1 meno 2 fa meno 3 meno 3 uguale. Okay. Come vedete i termini se ne sono andati in U e V, quindi vuol dire che abbiamo fatto questa è la nuova cosa. Ora come vedete l'equazione funziona perché questa è un'ellisse, gli autovalori della matrice sono tutti e due positivi, 5 meno radica 5 e 5 più radica 5 sono tutti e due positivi, e quindi e quando è che erano tutti e due negativi? Erano tutti e due negativi se io cambio il segno all'equazione. Però cioè cambio segno e me li trovo tutti e due positivi, e se cambio segno all'equazione cambio segno alla matrice, e la matrice se cambia segno l'autovalore se è positivo diventa negativo, no? Perché se A c'ha un certo autovalore e meno A c'ha l'autovalore opposto. A V faceva lambda V, meno A per V fa meno lambda V. Ok, quindi gli autovalori si possono ottenere sempre tutti e due positivi nel caso delle ellissi a patto di cambiare segno all'equazione. Oh, l'importante è che si trovino, questo segno deve essere fatto in maniera tale che esca una soluzione. Ma adesso gli autovalori sono positivi e qua c'avete tutta sta roba uguale 3. E quindi vedete che l'equazione è messa. Quindi terminato si deve trovare qua, quando gli autovalori sono entrambi positivi si deve trovare il negativo per avere soluzioni reali. O se lo portate dall'altra parte deve essere. No, perché quando avete un cerchio, no? Avete di squadro più y quadro uguale r quadro, quindi deve essere positivo. Qua avete questo termine qua solo perché è girato, ma siccome gli autovalori sono tutti e due positivi, sarà che ne so, quando andremo a girare sarà 5 meno radica 5 mezzi x quadro più 5 più radica 5 mezzi z quadro uguale sempre a 3. Ok? Adesso io non devo fare niente perché ho già fatto tutto, cioè adesso la mia matrice M00001 per la matrice qual era la matrice? Era 3112 00003 per M00001. Vi ricordo che M uguale a M trasposto uguale a M-1.
chi mi verrà? Mi verrà lambda 1, 0, 0, lambda 2, 0, 0, 0, 0, 0. Che sarà l'equazione in, che mi darà l'equazione nel piano XE. Però in realtà io voglio fare il disegno. Per fare il disegno è facilissimo farlo stavolta, sia nel piano UV che poi nel piano XE. Nel piano UV devo semplicemente andare a disegnare le direzioni degli assi dell'ellisse. Le direzioni degli assi dell'ellisse sono le direzioni degli autovettori. Ma gli autovettori sono meno 2, 1 più radica 5. 1 più radica 5 è 3,23 circa. Quindi ho meno 2 nella x più 3, quindi una cosa così. Questo è un asse. L'altro asse sarà perpendicolare. Ok? Questo è l'altro asse. Quindi l'ellisse è messa su questi assi. Ora, rispetto al primo asse, cioè come si troverà l'ellisse? Schiacciata così o schiacciata così? Se vi ricordate, sul primo asse il primo autovalore era quello più piccolo. Il primo autovalore qual è? 5 meno radica 5 mezzi. Allora, se io ho l'ellisse x quadro più 2y quadro uguale a 2, quando vado a disegnare questa ellisse, disegnassi come vengo, x viene più o meno radical 2 e la y viene più o meno 1, quindi l'ellisse viene schiacciata così, che vuol dire che la direzione del primo autovalore è questa, del primo autovettore è 1, 0. Lungo la direzione 1, 0 l'ellisse è più allungata. Quindi in questo caso l'ellisse deve essere allungata in questo modo qua. Perché? Perché lungo quest'asse è quello che corrisponde all'autovalore più basso, che è quello che corrisponde ai, al semi, come si chiama? Al semiasse più lungo. Ora però per fare il disegno va bene, quindi va bene questo qua. Poi il rapporto tra questi due, tra queste due lunghezze è pari alla radice quadrata del rapporto tra gli autovalori. Allora 5 più radica 5 fratto 5 meno radica 5, 7,23 fratto 3,23 farà 2 qualcosa. La radice quadrata di 2,5 sarà circa 1,5, 1,7, 1,5, 1,7. Quindi più o meno la figura è realistica. Ora andiamo a vedere se torna. Io non c'è bisogno di mettere i numeri perché tanto questa è in scala, no? La potevo fare più grande, meno grande. Se vi ricordate, la mia ellisse dove io sapevo che passava per due punti, doveva passare. Però quella era nella x. Adesso nella y, no? Se qua metto 0, 0 mi viene meno 1, 1. E metto 0, 0, 1 volta l'altra parte, viene uguale a meno 1, uguale a 1. E se metto 0, meno 1, mi viene meno 1, 0. Quindi deve passare per meno 1, 0 e per meno 1, 1. Più o meno ci troviamo. Se fate il disegno per bene. Meno 1, 0, meno 1, 1. Chiaro che non è perfetto il disegno, però.
però effettivamente se questo è meno 1, vabbè, qua il disegno deve essere un po' più schiacciato in maniera tale che questa altezza sia deve essere uguale a questa. Questa lunghezza. Poi nel piano Edaxi, e come è messa la mia lista? È messa così. Lambda 1 si quadro più lambda 2 eta 4 uguale a 3. Nel piano del taxi, dopo che avete fatto il cambiamento di variabile, non l'ho scritto, lo scrivete voi per esercizio. Che significa? Come si fa il cambiamento di variabile? Come al solito si fa uv uguale m per eta xi, per xi e, scusate, io ho preso xi come prima variabile e eta come seconda variabile. UV uguale m per xi eta, che anche la, oppure xi eta uguale m per v, è uguale, perché tanto m uguale a m meno. Ok? Fine. Qua non ci sono asintoti, non devo fare altro. Quindi come vedete abbiamo risparmiato parecchio tempo rispetto all'esercizio precedente, perché questo è il secondo, terzo. E poi perché non dovevamo calcolare gli asintoti. Adesso ci andiamo a fare la parabola. Oh, naturalmente cose che vi sto insegnando sono lungi dall'essere perfette, perché per esempio facciamo un esempio. Ovviamente se, per fare il disegno in maniera precisa non lo fate a mano, lo fate con un computer, però cosa potremmo ancora calcolare delle ellisse, della parabola, dell'iperbole? Delle ellisse e dell'iperbole potremmo calcolare i fuochi e altri parametri, ma non ci serve in realtà. Tu c'hai le ellisse, l'hai girata, l'hai messa in equazione canonica. Ok? Allora, se ti servono i fuochi, una volta che tu l'hai messa nell'equazione canonica, la formuletta standard la puoi andare a prendere su qualunque testo e trovi i fuochi però in eta xi. Se li vuoi trovare in un V, che devi fare? Mi devi girare al contrario per riportare al piano. Ma girare al contrario e applicare la m a meno 1, applicare m a meno 1 è lo stesso che applicare m, quindi sempre m devo applicare. Capito? E quindi, oppure tu puoi avere anche un programma sul tuo programma software preferito, matematica, Maple, MATLAB, quello che vuoi tu, che ti prende la conica e ti fa tutta l'analisi, se qua sta il fuoco, qua sta questo, qua sta quell'altro, eccetera. Però se non hai capito un po' di teoria non ci capisci niente. Cioè, quello ti dice tutte le cose, però tu non ne capisci il senso, il significato. Invece, avendolo fatto, se te lo fai a mano qualche volta, e questi parametri fondamentali, che cominci a capire come sta messa la conica, come la devo girare, come, diciamo, in questa rotazione c'è anche un ribaltamento, però non si vede il ribaltamento perché sta, diciamo, quando io faccio la rotazione, come ho fatto la rotazione, e poi ribaltando rispetto a uno degli assi o la eta o la xi, ma quando vado a ribaltare rispetto a eta o rispetto a xi dopo che l'ho ruotata rimane uguale, perché quindi sono assi di simmetria. Ok,
Adesso andiamo a prendere la parabola. Come è fatta una parabola? Per esempio, possiamo avere, allora, 9x quadro, meno, vediamo, più 12xy più 4y quadro meno 4x più 6y quadro, mettiamoci uguale a 0, tanto. Anche se il termine è noto, non ce l'ho messo, va bene. Allora, per dove passa questa parabola? Allora, se metto x uguale a 0, mi viene l'equazione 4y quadro più 6y uguale a 0, che mi dà, quindi passa per 0, 0. Poi togliendo, dividendo per y, qua viene 2y uguale a meno 3, quindi y uguale a meno 3 mezzi, meno 0 meno 3 mezzi. Questi sono già due punti della mia parabola. Se mettete, y uguale a 0, vi trovate sempre 0, 0 e vi trovate un altro punto sulla stessa. Ok? Però ce ne abbiamo presi due, va bene qua. Andiamo a scrivere la nostra matrice. Chi è la nostra matrice? La matrice è 9, 6, 6, 4, meno 2, meno 2, 3, 3, 0. Ma allora, quando vado a fare il poliomio caratteristico, devo fare il determinante di 9 meno lambda, 6, 6, 4 meno lambda, quindi questo determinante fa lambda quadro meno 13 lambda, poi uguale a 0, che qua viene più 36, meno 36. Ah, quindi viene una radice, viene 0 e l'altra viene 10, quindi lambda uguale 0, lambda uguale 13. E andiamo a vedere chi sono gli autovettori. Allora, la matrice è 9, 6, 6, 4, quindi devo fare 9a più 6b uguale a 0, 6a più 4b uguale a 0. Come vedete, questa equazione è i 3 mezzi di questa, quindi una equazione si butta, qua si vede subito, e quindi viene a uguale a meno 2 terzi b, quindi ci avete 3, scusate, b uguale meno 3 mezzi a, quindi 2 meno, meno 2, 3, e l'altro è 3, m è 1 su radice di 3, questo è. Allora qua che cosa vado a fare? Vado a fare una rotazione, però non la scrivo come rotazione, allora, vabbè, per una volta la scrivo anche come rotazione, cioè vado a fare scrivere
x uguale 1 sul radical 13 meno 2u più 3u e y uguale 1 sul radical 13 3u più 2. Non faccio traslazioni, non servono le traslazioni qua, la traslazione la faccio dopo. Andiamo a vedere perché. Quindi facciamo direttamente come sostituzione, quindi senza fare prodotti matricali né niente. Allora, questa cosa corrisponde nel piano XY? Alla rotazione, no? Alla rotazione che vi viene data da quella matrice ortogonale là. La solita matrice ortogonale con determinante che fa meno 1, che è meno 13 su 13, fa meno 1, con, che è una matrice di rotazione più ribaltamento. Andiamo a vedere che succede. Allora, io devo fare nove tredicesimi 3v meno 2u al quadrato più 12 tredicesimi xr 3v meno 2u e 3. No, scriviamo in ordine, meno 2u più 3u e 3u più 2u, poi più 4 tredicesimi 3u più 2u al quadrato, e qua purtroppo ho meno 4 su radice di 3u meno 2u più 3u più 6 su radice di 13 3 2 uguale. Andiamo a vedere che succede. Quindi qua ho, moltiplico tutto per 13, così mi tolgo tutti i 13 di qua, 13 di qua, 13 di qua, qua radical 13 mi passa pure, radical 13. Voi scrivete ovviamente, quindi qua mi viene nove che moltiplica 9v uguale meno 12v più 4v quadro più 12 che moltiplica 6v uguale 9 meno 4 fa più 5v meno 4 più 4 meno 4 più 4 meno 6 più 4. 6 uguale 9 meno 4 fa 5v meno 6 più 4 più 4 che moltiplica 9 uguale più 12 più 4 uguale, ok, poi qua ho più 8 radical 13 u meno 12 radical 13 v più 18 radica 13 u
più 12 gradi 13 tutto quanto guarda. Vabbè, questo se ne va, ma è stato un caso, eh? Poteva anche non andarsi. Ok, adesso andiamo a sviluppare, vediamo che succede. V quadri, quante ne abbiamo? Se abbiamo fatto bene i conti, qua ce ne abbiamo 72 più 81 fa 153 più 16 fa 169 uguale. E già mi piace, per quale motivo? Perché 169 è il quadrato di 13. Poi UV ne abbiamo meno 108 più 60 più 48, se ne va. U quadri, quanti ne abbiamo? 36 meno 72 più 36, se ne va. Quindi qua mi rimane solo 169 quadri, tutto sta questo ambaradam. Poi mi rimane più 26 radica 13 u uguale a 0. Avete girato, cosa avete scritto? Adesso portate tutto dall'altra parte, uguale costante per soltanto che se giro in questo modo, allora quindi U è uguale a una costante negativa per V quadro, quindi la mia parabola l'ho messa così. Qua sta U, qua sta U. L'ho messo orizzontale. Se la volete verticale, nella matrice M dovete mettere la tua valore 0, dovete mettere prima. Okay. Perché quando la giro così, qua se ci usciva anche la roba con la V, che significava? Significava che quando l'avevi girata io lo sto mettendo con l'asse orizzontale, ma è capitato che l'asse è venuto sull'asse della scissa. Poteva venire un po' più su, un po' più giù, cioè semplicemente la mia parabola, e poi siccome passava per l'origine ruotando, continua a passare per l'origine e quindi effettivamente. Però insomma la parabola sarebbe potuta venire così, insomma. Cioè io quando andavo a girare il termine no, qua sono due casi particolari, uno il termine no non ce l'ho messo e qua è venuto zero, e l'altro è che se n'è andato questa cosa qui. Questo in generale non succede, la giri e te la trovi così, poi dopo la prendi e la trasi da 24. C'è anche da dire che noi quando abbiamo fatto la rotazione, questa è una matrice di rotazione più un ribaltamento. Se tu il ribaltamento lo fai rispetto all'asse U, praticamente hai fatto questa rotazione più questo ribaltamento. Il ribaltamento lo puoi scegliere tu dove farlo. Sostanzialmente la matrice è una matrice di una rotazione mettendo questo orizzontale e più. Altrimenti lo facevi, se lo volevi fare il ribaltamento rispetto a questa qua, la rotazione ti veniva che la ruotavi dall'altra parte e poi facevi la rotazione, il ribaltamento. Quindi la parabola è sempre quella. Uno dice, ma la parabola deve avere la concavità verso dove? Verso sinistra o verso destra? E dipende come la ruoti, perché tu se la ruoti di qua ce l'avrà verso destra, se la ruoti dall'altra parte ce l'avrà verso sinistra, insomma. Quindi sembra in qualche modo è arbitrario il fatto che la concavità, diciamo, chi è la concavità? Il segno del coefficiente U uguale lambda V uguale, in questo caso è negativo, no? Perciò che... Però io se questa valutassi di altri 180 gradi potrei farlo venire dall'altra parte. Ok? Ok, quindi non ho dovuto fare niente, quindi la parabola in realtà è più facile.
ecco, quasi in cosa io sono sicuro di aver fatto bene? All'80%. Cosa sono sicuro? Qua sono sicuro che ho fatto bene, perché sennò questi non se ne andavano. Qua non sono perfettamente sicuro, anche se questa parte qui era molto semplice come sostituzione, perché era di primo grado, potrei aver fatto qualche errore. Allora, come si fa a vedere se c'è qualche errore? Allora, la parabola passava per il punto 0, 0 e l'avevamo scritto, no? 0, 0, poi 0, 3 mezzi, com'è? Meno 3 mezzi. Bene, allora 0, 0, quando vai a sostituire, questo è il piano XY, in U e V ti viene 0, 0. Ecco, quando ci metto 0 meno 3 mezzi, adesso devo risolvere questa, quindi mi viene 2u uguale 3v, e 0 per radica 13 fa 0, quindi posto dall'altra parte viene 2u uguale 3v, quindi viene u uguale 3 mezzi v, quindi 3 mezzi v e 3u fa 9 mezzi più 2 mezzi fa 13 mezzi v, allora 13 mezzi v su radical 13 deve fare meno 3 mezzi, 3 mezzi, allora mezzo e mezzi se ne va, v viene meno 3, v viene meno 3 su radical 13, e u che è uguale a 3 mezzi v viene meno 9 mezzi su radical 13. Allora radical 13 è qua, radical 13 è 3 rotti tra 3 e 4, meno 3 fratto 3 è qualcosa, è meno 0,8, meno 0,9. Quell'altro è 2 radical 13 è 6 arrotti, 9 fratto 6 arrotti fa 1 e qualcosa, quindi dovrei stare a meno 0,8 meno 1 e qualcosa, più o meno ci passa, e quindi vuol dire che probabilmente ho fatto bene, chiaro? Ovviamente dovrei sostituire, cioè se voglio essere sicuro devo sostituire qua dentro e vedere se ci passa. Se io abbiamo detto che la V era meno 3 su radical 13, quindi V quadro mi viene 9 su, 100, su 13 per 169 più 26, la U abbiamo detto che viene meno 9 mezzi per radical 13 per meno 9 fratto 2 radical 13. Allora 13 per 9, qua viene 13 per 9, viene 3. Quindi vedete che ci passa veramente. Quindi ho controllato e l'equazione sta fatta. Ok? Quindi qua non devo fare neanche. Certo, quello che ho detto lo posso anche scrivere in termini dell'ultima decimale. Però qua semplicemente non serve, perché io faccio piuttosto la sostituzione che corrisponde a una rotazione nel piano, però non me la vado a scrivere. Una rotazione nel piano è come moltiplicare m00001 e poi dall'altra parte m trasposto 00001. Lo posso fare, però equivale a fare la sostituzione, la sostituzione è più facile, quindi è la stessa cosa. Ok? Okay. Ora ok, allora non faccio pausa, ci abbiamo 28 minuti, faccio prima 10 minuti, un po' spiego a che punto siamo.
in maniera tale che domani chiudiamo con geometria, con algebra lineare. Cioè, finora che cosa abbiamo fatto come argomenti di algebra lineare? Quindi c'è rimasto un unico argomento da fare, trattare se, dal punto di vista un po' più formale i cambiamenti di base, far vedere come, come li abbiamo accennati più volte ma non l'abbiamo mai sistematizzato bene. Che cosa significa un cambiamento di base e come corrisponde dal punto di vista matriciale, eccetera. Dovremmo fare pure le applicazioni lineari, anche queste forse accenniamo, ma molto velocemente, quindi sono un'ora l'una e un'ora l'altra. Quindi domani ci abbiamo due ore e ce la facciamo. Diremo i fatti proprio essenziali, senza dimostrare alcunché. Facciamo il riassunto di quello che abbiamo fatto fin qua. Siamo partiti con la definizione di spazio vettoriale. Poi spazio vettoriale su un campo K. Okay? Poi abbiamo introdotto il concetto di combinazione lineare, parte libera, sistema di generatore. Base, cos'è una base? Un sistema di vettori che contemporaneamente parte libera e sistema di generatore. Poi abbiamo visto che Rn è la dimensione, quindi base, abbiamo introdotto il concetto di dimensione, tutte le basi hanno la stessa lunghezza, ci sono spazi vettoriali di dimensione finita, così come ci sono spazi vettoriali di dimensione infinita. Lo spazio dei polinomi di grado n c'ha la dimensione n più 1. Di grado 3, no? Chi è la base? 1, x, x quadro. Tu fai tutte le combinazioni e ottieni tutti i polinomi di grado 2 e c'ha dimensione 3. Quelli di grado 3 ci vuole anche x cubo, quindi c'ha dimensione 4. Però se prendiamo lo spazio dei polinomi, non ce la fai a generare, cioè con quelli di grado, con i monomi di grado fino a 7 non potrai mai generare x alla 8, e quindi chiaramente questo spazio è di dimensione 3. Un altro modo di vedere questo era dove c'era un prodotto scalare. Se c'è un prodotto scalare e trovi una successione di vettori tutti ortogonali, siccome sappiamo che i vettori ortogonali sono indipendenti, l'abbiamo visto pure facilmente, allora quello spazio pure là ha dimensione infinita. Allora, poi abbiamo cominciato a vedere spazi di dimensione finita. Qual è il prototipo dello spazio di dimensione finita? Rn. Rn c'ha dimensione n. In particolare R2 e R3 corrispondono alla geometria euclidea del piano dello spazio isomorfo. Con l'algebra lineare è come descriverli con la geometria analitica. Ok. Se invece siamo in R7 la dimensione sarà 7. Poi abbiamo introdotto il prodotto scalare canonico su Rn. E abbiamo introdotto il prodotto scalare canonico sulle funzioni. Qual è il prodotto scalare canonico sulle funzioni? Integrale di FG. Col prodotto scalare abbiamo potuto introdurre il concetto di ortogonalità. Abbiamo visto che l'ortogonalità implica l'indipendenza. Abbiamo potuto ortogonalizzare le basi, perché se c'è una base, c'è anche il prodotto scalare, posso rendere ortogonale. Abbiamo visto, ha introdotto il concetto di proiezione. Cos'è la proiezione? È di un vettore su un altro, è quel pezzo che devi togliere per rendere i due vettori ortogonali. Se io tolgo la proiezione di Q lungo W doppio, quello che mi rimane sarà ortogonale. Quindi in particolare se V sta nella combinazione lineare di Q1, Q2 e Vk, la proiezione sullo spazio generato Q1, Q2 e Vk è sempre V, perché già ci stava su. Quindi la proiezione è la migliore approssimazione che io posso ottenere di V nel sottospazio. Quindi, sì, prima avevamo introdotto i concetti di sottospazio, eccetera, eccetera, poi con l'ortogonale possiamo fare gli spazi ortogonali, abbiamo fatto gli esercizi
sugli spazi ortogonali, su R4, abbiamo visto rette piani in R3, in R2, rette in R2, rette piani in R2, in R3. Scusate, rette in R2 e in R3 e piani in R3. Abbiamo visto la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e poi abbiamo introdotto le matrici. Abbiamo introdotto le matrici e abbiamo introdotto il calcolo dei determinanti. Il calcolo dei determinanti è fondamentale per le matrici quadrate, ovviamente, in questo caso. Sia per calcolare i determinanti, sia per calcolare la matrice inversa, quando c'è, abbiamo visto che le matrici sono un'algebra, se prendiamo le matrici quadrate, queste non si possono soltanto addizionare e moltiplicare per uno scalare, quindi possono non solo essere addizionate e moltiplicate per uno scalare, quindi non sono solo uno spazio vettoriale, ma si possono anche moltiplicare tra loro. Le matrici si possono sempre moltiplicare quando il numero delle colonne della prima è uguale al numero delle righe della seconda. Però il risultato sarà dove starà. Se le matrici quadrate rimane, quando io moltiplico due matrici n per n, il risultato è ancora una matrice n per n. Okay? Quindi questo si riassume dicendo che le matrici costituiscono un'algebra, cioè si possono anche moltiplicare, quindi riuniscono una struttura algebrica che si chiama di spazio vettoriale e di anello. Vabbè. Alcune matrici, non tutte, hanno l'inversa. Quali sono hanno l'inversa? Quelle con determinante diverso da zero. Per costruire l'inversa, per calcolare il determinante, a parte le formule di Laplace, le proprietà del determinante che abbiamo visto che è particolarmente importante il metodo del pivot. Ci sono altri metodi anche, per esempio il metodo di Cramer per calcolare quello per calcolare la matrice inversa. Lo possiamo usare, però dopo aver fatto lo scioccamento. Lasciamo stare. Prendiamo per calcolare determinante e matrice inversa, abbiamo visto il metodo del pivot. Ok. Abbiamo visto il metodo del pivot. Poi, in base al metodo del pivot, siamo stati in grado di dimostrare il teorema di Binet, cioè il determinante del prodotto uguale al prodotto determinante. E siamo stati anche in grado, sempre col metodo del pivot, di capire che il determinante è diverso da zero se e solo se c'è l'inversa. In un caso questo derivava dal teorema di Binet, che però sempre lo dimostravi col pivot. Ma nell'altro caso deriva direttamente dal metodo del pivot, no? Perché se la mia matrice è invertibile, il determinante di A-1 deve essere uguale a 1 fratto il determinante di A, quindi il determinante di A deve essere diverso da 0. Ma se il determinante è diverso da 0, come faccio a vedere che la matrice è invertibile? Lo vedo perché quando vado a fare il pivot, oltre all'andata, alla fine tutti i pivot sono diversi da 0, posso fare anche quello che io ho chiamato il ritorno, cioè metto A di qua, metto I dall'altra parte, tutte le operazioni che faccio su A le faccio anche su I da quest'altra parte, la matrice A la posso far diventare non solo triangolare ma diagonale e quell'altra mi diventa automaticamente A meno. Chiaro? Va bene. Per le matrici invece rettangolari in generale abbiamo parlato di rango, la definizione l'abbiamo data, è il massimo delle dimensioni dei minori per cui esiste un minore con determinanti diversi da zero, però corrisponde a null'altro che la dimensione dello spazio generato dalle righe o dalla colonna della matrice. Il rango abbiamo anche dato un algoritmo molto semplice per calcolarlo. Io mi prendo quelle più lunghe, supponiamo che le righe siano più lunghe, quindi sono di meno, e vado ogni volta ad aggiungere una riga a vedere se è combinazione lineare delle altre, le righe che mi sopravvivono, il numero delle righe che mi sopravvivono è il rango. A questo punto, avendo fatto determinanti e ranghi, abbiamo potuto fare
Luce e Capelli, che è il teorema fondamentale di questa parte del corso. Luce e Capelli ci dice quando i sistemi lineari, innanzitutto ci dice come impostare un sistema lineare come un prodotto matriciale, AX uguale B. A può essere rettangolare, però quando è che il sistema ha soluzioni? Quando il rango di A è il rango della matrice completa. E quante sono le soluzioni? Uguali al numero delle incognite meno il rango della matrice completa. Siccome la matrice completa è uguale al rango di A, il rango di A non può superare il numero delle incognite perché la matrice è M per N, e quindi vedete che se ci sono soluzioni, queste qua, se le equazioni sono minori di N sono necessariamente infinite, ma se le equazioni sono maggiori o uguali a N possono anche essere una sola. Lo spazio delle soluzioni è uno spazio affine, cioè il traslato di uno spazio vettoriale. Dopodiché, dopo aver fatto questo, quindi avendo visto la struttura di questo spazio delle soluzioni, chiaramente il caso particolare qual è? È il caso che la matrice è quadrata, invertibile, allora c'è una sola soluzione, x uguale a meno, scusate, x uguale a meno 1 per b. In quel caso è facile, moltiplicare la matrice inversa e la soluzione è 1. Quindi se A è invertibile, il sistema, la soluzione esiste sempre e sempre. Ok? Benissimo. Fatto questo, siamo passati ad autovalori e autovettori. Autovalori e autovettori perché sono importanti? Per tanti motivi, prima vi ho fatto vedere come si calcolano, gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico, in generale sono complessi anche se la matrice è reale, però se un autovalore è reale, l'autovettore corrispondente lo posso prendere reale, c'è sempre almeno un autovettore. Gli autovettori uniti al vettore nullo fanno un sottospazio vettoriale che si chiama autospazio relativo all'autovalore. Quindi se ce n'è uno sarà uno spazio unidimensionale, se ce ne stanno due indipendenti sarà un autospazio di dimensione 2 e così via. Non sempre la somma delle dimensioni degli autospazi fa tutta la dimensione dello spazio grande, è minore di in generale, è uguale solo quando la matrice è diagonalizzabile. Che significa diagonalizzabile? Che io moltiplicandola per m a meno 1 a sinistra e per m a destra, dove m è una matrice invertibile, la mia matrice diventa diagonale. Abbiamo visto che non tutte le matrici sono diagonali. Invece abbiamo visto che se una matrice è simmetrica ci sono parecchie particolarità. La prima particolarità è che gli autovalori sono tutti ortogonali, sono tutti reali, gli autovettori relativi ad autovalori distinti sono tutti ortogonali, e terzo, che abbiamo derivato questa cosa dal lemma di Schur, che io posso, utilizzando una matrice ortogonale, cioè una matrice di unisometria, cioè io giro oppure giro e faccio ribaltamento la base nel mio spazio, e automaticamente la mia matrice diventa una matrice diagonale. Quindi cosa questa che non è possibile per una matrice in generale, anche se la matrice in generale è diagonalizzabile, certe volte non posso semplicemente girare, no? E ottenere questo. Perché? Perché gli autovettori, se non sono ortogonali, la matrice è diagonale quando gli autovettori sono messi lungo gli assi principali. Allora se i due autovettori non erano ortogonali in partenza, io non posso, cioè o metto questo, mettiamo sono solo due, siamo in R2, o metto questo lungo l'asse X o l'asse Y e l'altro non mi viene lungo l'altro asse, che non sono ortogonali. Allora devo fare un altro cambiamento di base che non è ortogonale. Invece nel caso di una matrice simmetrica, siccome era già ortogonale in partenza, io devo semplicemente fare una rotazione, li metto dritti e a quel punto la mia matrice è diventata diagonale. Diciamo, queste cose hanno delle applicazioni, ne vedrete a IOSA, qualunque sia il corso di laurea, che il tipo di ingegneria che farete. Noi ne abbiamo data una, giusto per far capire che è una cosa ben concreta,
con gli autovalori, gli autovettori ci abbiamo studiato le cose. Allora, abbiamo preso la conica, l'abbiamo scritta, l'equazione di una conica si può scrivere utilizzando questa matrice ausiliaria, simmetrica. Quella che conta non è tutta la matrice perché ci stanno i termini di grado 1, ma è solo quella dei termini di grado 2, cioè quella in alto a sinistra. La matrice dei termini di grado 2 è gli autovalori di questa matrice sono, ci dicono che tipo di conica è, se sono tutti e due positivi si tratta di una disse, se sono uno positivo e uno negativo si tratta di una iperbole, se uno dei due fa 0 si tratta di una parabola. Se tutte e due fanno 0 l'equazione non è di secondo grado ma è una lettera. I termini di secondo grado non ci stanno. Chiaro? Dopodiché abbiamo imparato, dice, ma allora quello che abbiamo detto prima c'ha un senso, perché io che se giro la mia base, stiamo in R2, tutto è più facile perché dobbiamo girare semplicemente una base due dimensionale. Se giro la mia matrice diventa diagonale. Che significa che la matrice diventa diagonale? Che la conica è stata ridotta a un'equazione canonica. Cioè l'equazione del tipo lambda 1 x quadro più lambda 2 y quadro uguale a quest'altro. Ok? Poi, dai segni di lambda 1 e lambda 2, se lambda 1 e lambda 2 sono discordi è un'iperbole, se sono concordi è una ellisse. Se uno dei due faceva 0 vi verrà i termini di primo grado non se ne vanno, vi verrà y uguale a x quadro per esempio, oppure x uguale a y uguale, e quindi vi verrà una parabola. Possono venire anche gli altri termini di primo grado, però significa semplicemente, abbiamo, questo è l'ultimo esercizio che abbiamo fatto, significa semplicemente che la parabola poi va traslata per essere vista diciamo col vertice nell'origine, con l'asse lungo uno degli assi principali. Quindi, questo, tutto quanto, questo è un riassunto, però questo è quello che abbiamo fatto. Cosa ci rimane da vedere domani? Vediamo quanto tempo ci vuole per fare il riassunto. 18 minuti, dei 28. Allora, che ci rimane da vedere domani? Che cos'è un cambiamento di base? Cioè lo vogliamo capire soprattutto per capire, già l'abbiamo fatto i cambiamenti di base. Il cambiamento di base è quando io faccio cambiamento di coordinate, per esempio scrivo x uguale in R2 C1U più C2V, y uguale C3U più C4V, C1, C2, C3 e C4 fanno una matrice, ok? Allora definiremo come è fatto il cambiamento di base, qual è la matrice del cambiamento di base, come si cambiano le coordinate, questo è il cambiamento lineare ovviamente, ok? E lo definiamo meglio, in maniera tale che uno sappia quando deve usare una matrice M e quando deve usare la matrice M meno, più che altro quello è il concetto. Dopodiché un'altra cosa che faremo, anzi questa la faremo prima di questo, perché così i cambiamenti di base serviranno poi proprio per andare a riscrivere le matrici associate all'applicazione lineare. Andremo a scrivere, a definire che cos'è un'applicazione lineare tra due spazi vettoriali. In particolare faremo vedere che a un'applicazione lineare tra due spazi di dimensione finita corrisponde sempre una matrice, una e una sola matrice. Una volta che io ho fissato nei due spazi una base di qua è una base di fatto, e poi questo fatto ci sarà anche utile per capire perché dobbiamo usare m a meno 1 ed m quando cambiamo base. Il motivo sarà che quando faremo gli endomorfismi, cioè le applicazioni lineari da uno spazio in sé, allora se tu fai un'applicazione, se tu hai un'applicazione lineare da uno spazio V in uno spazio V doppio, uno dice, ma io qua mi giro la base di qua, mi giro la base di qua, sono due cose indipendenti, si può fare. E vedremo, in questo caso sarà sempre possibile avere una matrice con tutti i zeri e un po' di 1. Ok? La matrice, una volta che ho girato le basi, la matrice dell'applicazione lineare diventa molto semplice, fatta da tutti i zeri e un po' di 1. Però questa è troppa libertà. Il discorso è che abbiamo già affrontato praticamente quando abbiamo risolto i problemi sulle coniche o
quando abbiamo parlato della diagonalizzazione di una matrice. Il discorso più complicato è quando tu hai lo stesso spazio in partenza e in arrivo. Allora tu hai V e V, ci avrai un'applicazione lineare. L'applicazione lineare sarà un'applicazione rispetto alle combinazioni lineari, domani la definiamo per bene, ma sì, può intuire che cosa sia. Allora il discorso qual è? Io voglio leggere bene questa mia applicazione lineare. Allora, per leggere l'applicazione vado a scrivere la matrice corrispondente, però la matrice corrispondente non si capisce niente. Allora vorrei girare la base in maniera tale che quando vado a trovare la matrice corrispondente, la matrice corrispondente si legga meglio. Però il problema è che lo spazio è lo stesso, in partenza e in arrivo. Ora, se io giro, cioè se la base, tu avevi la base canonica in partenza e in arrivo, se la giro così di qua, e di qua devo girare allo stesso modo, non è che posso girare, non ho più la stessa libertà di prima. Qui la base di V la giro in un modo, qui la base di W la giro in un altro modo. Chiaro? No. Qui, se la giro è già specifico perché significa rotazione, no. Se qua la cambio in un modo, da quest'altra parte la devo cambiare nello stesso modo, perché non è che, diciamo, quando parlo di un endomorfismo, cioè un'applicazione da V in V, e la base di V deve essere presa uguale sia in partenza sia in arrivo, se no sì, si può anche prendere diversa, però la cosa è semplificata in un modo artificiale. Invece se tu la prendi la stessa base in partenza e in arrivo, se la matrice ti viene particolare dopo che hai preso la stessa base in partenza e in arrivo, allora avrai una lettura della tua applicazione lineare che ti dà delle informazioni, altrimenti no. Chiaro? Quindi stai facendo una cosa artificiale, cioè stai nascondendo il fatto che non hai capito l'applicazione nel fatto di scegliere due basi diverse di qua di là. Quindi quando ci si parla di endomorfismi si prende la stessa base in partenza e la stessa base in arrivo. Quindi questo è quello che ci rimane da vedere domani. Ricapitoliamo, domani dobbiamo vedere applicazioni lineari in generale tra due spazi vettoriali di dimensione qualunque, anche infiniti, applicazioni lineari tra due spazi di dimensione finita. Quindi dobbiamo in particolare introdurre il concetto di nucleo, kernel e di rango. Saranno concetti che, una volta che abbiamo fatto il rango di una matrice, il rango di un'applicazione corrisponde al rango della matrice associata. Quindi, quando, per esempio, allora, concetto molto semplice: prendo un endomorfismo, c'è un'applicazione da V in V. Il rango dell'applicazione sarà l'immagine dell'applicazione. Ok? Allora, l'immagine dell'applicazione è lo spazio di dimensione 7, però l'immagine dell'applicazione è 6. Ok? Che vuol dire? Che il rango della matrice associata è 6, vedete? Ok? Adesso, se io cambio base, l'applicazione cambia? No. L'immagine sembra stessa, semplicemente è cambiata la base. La mia matrice sotto cambia, sì, perché diventa, invece prima c'avevo A, ora diventa M-1AM. Ora, secondo voi, se A c'aveva rango 6, M-1AM, che rango può avere? Sempre 6, perché se lo vedevo come applicazione lineare, l'immagine non è cambiata, l'immagine ha sempre la stessa dimensione di prima. Non è che se la descrivo in una base è un iperpiano di dimensione 6, e se la descrivo in un'altra base diventa tutto lo spazio di dimensione 7. No, sempre lo stesso iperpiano. Chiaro? Quindi collegare questi concetti. Chi è invece il nucleo? Il nucleo si otterrà da Rusce e Capelli, cioè saranno lo spazio nel dominio dei vettori che vanno a zero, la controimmagine del vettore nullo. E chi sono i vettori che vanno a zero? La dimensione è n meno il rango della matrice. Quindi se c'era rango 6 e partiva da questo spazio 7, il nucleo sarà la dimensione 1. La stessa cosa però si può fare anche in generale, anche se vado da uno spazio di dimensione m in uno spazio di dimensione n. Okay? Comunque, questi concetti li andiamo a scrivere e definire domani. La cosa importante è, perciò ho fatto prima le matrici, perché poi ho voluto che fossero chiari determinate cose per le matrici, in maniera tale che quando adesso le andiamo a fare per le applicazioni lineari, collegandole a quelle delle matrici, diventa un tutto uno. Un tutt'uno che uno ci capisce. Fatto questo, si capirà che quello che abbiamo affrontato, diciamo, con le matrici, diciamo, quando abbiamo parlato di autovettori, fa parte di un problema che si chiama diagonalizzazione,
corrisponde al discorso di cambiamento di base che si fa in maniera coordinata negli endomorfismi, e insomma non lo ripeto per la quarta volta, ok? Va bene.